Buongiorno. Buongiorno. Come si chiama? Caterina. Piacere, io sono Daniela. Io volevo chiedere a Caterina se lei potrebbe parlarci un po' per quale motivo è venuta nella nostra clinica, qual è la sua malattia e da quanto tempo sente i sintomi. Allora, io ho una sclerosi multipla che mi è stata confermata nel 2009 con diversi episodi che sono stati, diciamo, momentaneamente curati con cortisone, ma non definitivamente. Ho, come diciamo, i dottori mi hanno detto, di dover prendere comunque dei medicinali inerenti alla mia patologia e medicinali che alla fine sono durati un anno, perché di mia iniziativa ho smesso di utilizzarli un anno fa. Ho capito. E come si è sentita quando ha smesso? Quando ho smesso, sinceramente, mi sono sentita molto meglio. Ma ripeto, è una mia iniziativa, perché i medicinali mi facevano sentire peggio. Quindi per una mia iniziativa ho voluto smettere. Ho capito. E come si è sentita nell'ultimo periodo? Perché ha deciso di fare ancora un trattamento con cellule staminali? Perché credo fortemente in questa terapia, questa procedura. È stato sicuramente l'istinto che mi ha portato qui. È vero che ho eliminato tutti i medicinali possibili, però ho incominciato a curare l'alimentazione, anche se purtroppo ero una fumatrice, ora sto smettendo di fumare, anzi ho smesso. E quindi ho incominciato pian piano a migliorare e ad eliminare tutte le cose che potevano farmi star peggio. E volevo proseguire ancora per il meglio, quindi ho deciso di affidarmi a voi e di provare questo trattamento. E questo trattamento come è passato? Lei ha fatto cellule staminali dal midollo osseo, dal tessuto adiposo e dal gluteo? Sì, perché diciamo sono abbastanza magra, quindi era un po' improbabile prelevare il tessuto adiposo dalla mia pancia. E quindi a parte diciamo, prelevare dal midollo spinale, mi hanno prelevato dal gluteo anche insomma, la massa da poter utilizzare per poter essere iniettata nuovamente per via endovenosa. Ho capito. Queste procedure sono state pesanti, dolorose o no? No, anzi, per come sono fatta io, avrei sentito qualunque tipo di dolore per qualunque cosa perché sono una persona un po' fastidiosa. Però no, ho fatto sicuramente l'anestesia totale ed è stato meglio così. No, Quindi non ha sentito proprio assolutamente no. E quando ho fatto poi, quindi la prima volta che ho fatto il prelievo dal midollo, dolori. Cioè solo il primo giorno, piccoli dolori. Poi dopo 2 giorni ho fatto il prelievo dalla massa del gluteo. I dolori sono, diciamo, sono durati 2 giorni in più, però sono abbastanza sopportabili. Ho capito, bene. E dopo le procedure, ha già sentito qualche miglioramento adesso qui? Facendo, il neurologo mi ha esaminato sia prima che dopo il trattamento con le cellule, del midollo. Subito dopo lui ha notato che il mio equilibrio già stava bene. Stava bene. E lei come si sente adesso? Dopo aver fatto tutti questi trattamenti, finalmente. Mi sento sicuramente qui, io mi sento benissimo, infatti per me sarà difficile andarmene perché l'ho vista come una vacanza di benessere. Mi sono affezionata a tutti qui perché sono tutti sorridenti, hanno tutte quante una positività grandissima, che solo quello
secondo me poteva bastare per migliorare la mia situazione. E non dico così per dire, ma è vero, è quello che penso. Allora lei potrebbe dire anche ad altra gente che ha la sua malattia, sclerosi multipla, di venire qui e di fare il trattamento con Sì, Genesis? io lo consiglierei, sì, perché purtroppo c'è molta ignoranza in giro, e non dipende da nessuno, purtroppo ci sono come dei protocolli che noi, io compresa, magari un tempo mi affidavo, seguivo questi protocolli e come molta gente crede che affidandosi alle metodologie ovvie, quelle dei medici, che senza dubbio saranno ottime tutto quanto, però vanno considerati anche altre situazioni. Io non mi sono mai fermata all'ovvio, alle cose comuni, normali. Io Ho sono capito. sempre andata avanti nella ricerca di qualunque altra possibilità. Che potrebbe aiutare. Sì, dalla cosa che può essere la più inutile. Cioè, per me non esiste che non ci sia una soluzione. La soluzione c'è a tutto, e io lo so. Certo. È una cosa che sento dentro, quindi perché io non devo seguirla? Solo perché magari qualcuno mi dice no, tu sbagli e devi proseguire per quello che ti dicono, invece no, io seguo con la testa mia quello che voglio. Noi crediamo tanto in questo trattamento con cellule staminali e siamo molto felici che lei si sente bene, che lei è positiva, che è tutto passato bene, che è stata calma, Sì, tranquilla, che abbastanza. non ha avuto nessun stress. Adesso saremo in contatto e ci vediamo per il prossimo controllo fra 2 mesi. Sì, 2 mesi circa. Ok. Va benissimo, Va bene. grazie Caterina. Di niente.